Sabato Trippa. Ah sì, siamo proprio noi, siamo tornati qui per il quarto periodo e quattro gol di Del Piero. Quattro gol di Del Piero contro di Del Piero. Di Del Piero. Mamma mia Mauro, mamma mia. È partita purtroppo. È partito un Del Piero. Un Del Piero. Ho sì, detto vabbè. Durci. No, vabbè, non io parlo così, dai. Giù. No, no. Sì, Del Piero con questa difesa modalità presepe che ha schierato Low Wellington, il Wellington, Low Wellington, stiamo scadendo proprio. Forte, no? Forte. Andare a prendere l'abbecedario. Mazza, anzi, dice, quant'è che non lo sentivi? Quant'è che non lo sentivi l'abbecedario? Allora, stavamo parlando di Montero, no? Di Pablo Montero, no, stavamo parlando della di Lazio. Lazio degli anni 70. C'è ancora sotto, Daniele? Era un fenomeno a memory. Visto? Stavo parlando di Montero, no, stavo parlando della Lazio anni 70. Giustamente. Sì, vabbè, poi Paolo Montero, dici qualche altro giocatore così a casaccio? No, stavo pensando in Sud America anche, qualcosa. Vabbè, un Edmundo così, possiamo giusto dirlo, per citarlo. Edmundo possiamo dire. Esatto, Edmundo possiamo dire. Eppure quell'altro sì, che gli ha dato quella sveglia incredibile. Sì, ma in Brasile. Sì, non mi ricordo però chi era. Manco io, una branda incredibile. Edmundo cadde a terra come corpo morto cade. Quando tu fai queste citazioni. Mamma mia, sei veramente acculturato. Acculturato. Senti, lo sai chi c'è sta sotto insieme? Chi c'è, scusate, questo romanismo? Chi c'è sotto insieme a... Ho scoperto sta cosa. Insieme a Daniele? No, io manco sapevo, ho letto Sio. Esatto, hai letto Sio e c'è proprio lui. Pronto? Adolcissimi! Madonna mia. Che brutta cosa. Mamma mia. Brutta cosa. Siete fantastici, buongiorno. 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 Sì, buonasera, sono le 4. Vabbè, me lo svegliavo da poco, ragazzi. No, è strano. Lo sapete che sabato è il nuovo posto Trip. Di... Invece gli altri giorni della settimana che te fai le unghie, Tendi le cose sul capitano prima di tutto, perché se c'è un giocatore che non è cattivo è il capitano. Ah, no, allora ascolta, è vero, non è un giocatore cattivo, però te quando perde la testa bisogna allora dire, il calcio a Balotelli gli dovevo pistaccio. No, ragazzi, no, dai, no. Metaforicamente eucaristico non abbiamo chiesto. Daniele, secondo te è cattivo o no, Francesco? Non mi ricordo se ci hai risposto prima. Pure io, campione dei memory, pure io. Totti? Sì. No, dai Totti, cuore no. D'oro. Amico no, Maurizio Costanzo. Baldini l'allenatore fippero. Ammazza, ragazzi, Baldini ex Empoli, capitano dell'Empoli. Ah, ragazzi, io Rutio. No, ha delle rosse. Sì, sì. Come no? Sì. Vabbè, però non è cattivo, cioè nel senso è impazzito. Porco due, gli è partito. Oh, Alessio! Oh, Ale. Ale. Alessio, ma che te devi regolare. Mannaggia. Vabbè, raga, ma non ho detto niente di che. Cioè, ho capito, che... ma parla in radio, cioè no, porco. Parlava di Cafu, parlava. No, porco due nel senso terzino destro, vero? Delio Rossi, ho detto, mica ho detto che ne so, io. Ah, porco Delio, ho capito bene. Porco allora. Delio era una cosa. C'ha il fan club degli Aish, Alessio. Vabbè, insomma, abbiamo detto che Totti non è cattivo, insomma, un po' ragazzo così. No, mi ricordo il destro, che era Galante o Colonnese, poi successivamente Colonnese. Al Colonna Colonnese. Ciccio Francesco Colonnese, non so come faccia a farlo all'opinionista Colonnese, comunque gli hanno fatto fare. Come fa andare in giro tutti altri. No, comunque, vabbè. Ragazzi, tu parliamo di cose serie, parliamo di conquistare un po' di soldi, di denaro, d'argento. Stai ragazzi, calmo, intanto dobbiamo prima salutare magari. Daniele, dobbiamo prima salutare sì, Daniele. Sì, salutiamo Daniele intanto. Che è stato dritto pure a Daniele, però vabbè, guarda. Dammi tu dritto, mi sono giocato il Wellington, non sono ieri. Te sei giocato Armstrong che vince il tour? X2, mi sono svegliato 8 in 4, mi sono messo a lei. A Ninna, mi sono rimesso a Ninna. Per badminton devi giocare, capito? Sì, queste partitine importanti. Vabbè, Daniele, noi ti salutiamo e ti ringraziamo come quasi ogni sabato. Grazie a quasi. Tutti, soprattutto di regali. Grazie a voi. Ci sentiamo sabato prossimo, sicuramente. Se il padre vuole, speriamo. Buon proseguimento. Ciao Daniele, grazie. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao. Mamma mia, ragazzi, buonanotte, oggi che mosceria. Mosceria tutti quanti. Vabbè, capito, però. Capito, abbiamo la pressione a meno uno. Attenzione, questo è per Alessio, eh? Siete dei grandi. Lo sappiamo che apprezzi, Alessio. È sparito il puntatore del mouse. Lo sappiamo che apprezzi. Una grande Claudia Amori, 1982. Ma chi sei? Cucinella del Sarabanda? La so! No, vietato. Vabbè, insomma, una grandissima Claudia Mori. Questo è un live che fece
Che fece? Oh, è Sir Rotter Mouse, succede. Ho capito, Sir Rotter Mouse, ma devo vedere delle cose. Mi sembri Daniel Russo che mette la cera e toglie la cera, cioè presente. Ragazzi, così riattaccatemi fatto. Il mouse. Mamma mia. Non posso vedere la ricetta. Pare Sagat. Riattacca pare il mouse, vai un attimo sotto e riattacca il mouse mentre io vado ad Alessio. Ma l'ho staccato io forse. Vabbè, comunque sì, insomma, oltre a questi problemi tecnici. Alessio, dici un po' di diritto, io intanto partire. Vado. Intanto Mauro va a fare il tecnico del computer. Però pare brutto in televisione questa cosa che sto facendo. Scende sotto al tavolo, Mauro. Giacomo, se stai guardando, non no. È come sembra. No, vabbè. Allora, io e il mio grande socio Marcolino Bolari abbiamo estrapolato queste giocate per voi. Partiamo con la Serie A. Vai. Quindi troviamo un Palermo-Lazio 1, perché insomma la Lazio non è che può vincere lo scudetto. Quindi il Palermo-Muramica necessita dei tre punti. E quindi oggi inizierà a prendere sul campo di prove casa contro la Lazio. Quindi una quota 1 a 2,85 che è molto buona. Dopodiché troviamo Fiorentina-Napoli un bel 2 a 2,75 e un Genova-Catania per chiudere a 25, Muramica, anche Genova ha bisogno di punti per la salvezza. Questa giocata, dato che vi lamentate sempre che facciamo cifre troppo importanti, giocate con 10 euro ti portate a casa. No, io non mi sono, nessuno 100, si è mai lamentato, se lamentiamo che non vincevo mai, Ale. Ma quello fa parte, quello fa del gioco. Ah, se certo, mettete, bel gioco per dei soldi comunque. Se voi mettete 1000 su iOS, a meno che non avete fatto nelle ultime due domeniche, avreste preso sempre. Però questo è un altro discorso. Bisogna che c'è 1000, sì. Bisogna che c'è, io ho 1000 fagioli se poi a casa. Sì, 1000 fagioli pronto a fare. Sì. Allora, invece meglio, no, meglio di no, guarda, facciamo sta. Senti sotto che poesia, un live tedesco con tutti i tricolori psichedelici che gli girano signora, dietro. Questa signora altolocatissima peraltro, è una signora che si merita proprio il massimo, sia sotto l'aspetto cantanti, Canoro. Cantanti. Ma che è? Ha detto il latino. È il terzo portiere del Rayo Vallecano, Cantanties. E poi anche sotto l'aspetto della bellezza, che ovviamente a oggigiorno non esistono più certe donne. Comunque, passiamo ai marcatori. Marcatori che per questa giornata, sempre col sistema 3 su 4, abbiamo messo Miccoli. Alza l'antenna, ho detto Miccoli. Grandissima canzone iraniana. In Atalanta Cagliari. Miccoli, Palermo, Lazio, primo marcatore? 12. Ma che 20. Sta di? Ma è impazzito. Miccoli, ragazzi. Marcatore. Miccoli, sta di numeri a caso. Impazzito. Ambo. Ha detto i primi marcatori. Vai. Ripetiamo: primi marcatori, Miccoli in Palermo, Lazio. Sì. Atalanta, Cagliari, Denis. Genova, Catania, Borriello. Sì. Roma, Inter, la Mela. Ecco. Questo sistema 3 su 4, con i 5 euro, ci dà un massimale di 3.804 euro. Che. Comunque, voglio dire, non so se stiamo capendo l'entità, l'entità della situazione. Sì, capiamo l'entità. È grave, poi... è grave. Questa si può fare lo stesso anche senza i marcatori, quindi marcatori normali da 5 euro viene 2,68. Ah, perfetto. Poi, quindi poi chiudiamo con una schedina bomba. Questa è stata proprio un'intuizione volante che è arrivata adesso, che è aggiunta da un ultimo cliente che è entrato. Vai. Abbiamo Palermo Lazio X. Ah, quindi cioè ti rifai sui clienti, scusa, ti fai. È regolare, poi mi chiedono pure la stecca, non è capito. No, i Ghost Rider, cioè, scusa, come cioè, funziona. È brutta, vabbè. Guarda che navitaccia, lascia aperto. Juventus Udinese 1, Genova Catania 1, Chievo Parma X, Fiorentina Napoli over 2,5. Questa con 10 euro arrivate alla cifra straordinaria di 604 euro. Buono. E a voi da mountain bike che vi offre Marcolino Bonori direttamente da sala. Direttamente da Porta Portese, quello appizzatissime dietro. Sì, questo, da dove vengono? Quello è conosciuto. Vabbè, non si chiede. Da qualche garage in zona, insomma. Non si chiede. Non si chiede. Insomma, abbiamo finito. Ale, io non ci ho capito niente. Comunque. Abbiamo finito. Oggi abbiamo fatto un po' di fusione, però è giusto così: un po' di folklore. Perché sarà perché ti amo. Sarà perché. Sì. Con Messi viene nella città ridente. Con Messi vinci pure il par dei campionati, è vero? Allora, Alessio, noi ti salutiamo. Ti ringraziamo tantissimo. Poi, ti abbraccio. Con la dedica oggi poi veramente proseguisci questo sabato, grazie di Dio. Grazie ragazzi, vi voglio bene veramente. Ciao, il mio sabato sarebbe nulla senza di voi. Immagino, ecco. il nostro sarebbe tutto senza di te. Sarebbe meglio senza di te, però. Salutiamo Alessio dalla sala di Via Perviettori. Adesso cosa abbiamo? Grazie Alessio. Adesso c'è la grande ricettona che non si apre perché il mouse non funziona. Il mouse non funziona. E allora la facciamo noi la ricetta oggi. Ok, brutti ma buoni.
Facciamo i brutti ma buoni. Ma che facciamo? Ci inventiamo, Luca? Facciamo no, una cosa così? No, volevo dire una cosa che facciamo noi comunemente. Io cioè? Niente. Te... Allora, la posso dire io? Una bravo, ricetta che la so a memoria? Bravo. Allora, però facciamo... mi devi fare il nome col giocatore. Allora, te credo, la cacio e pepe. Ecco qua. Attenzione. La cacio e pepe. Allora, facilissima. Giusto, coi cattivi, giusto. Facilissima, ma non perdona. Non so bene le quantità. Non perdona, comunque. Certo. Non perdona. Allora, se avete un tonnarello fatto a mano, acqua e farina, sarebbe il massimo. Altrimenti potete anche piazzare degli spaghetti o, se preferite, pasta corta, che rimane più facile poi da gestire, soprattutto per tante persone. Buttate, insomma, questa pasta importante nell'acqua bollente. Nell'acqua bollente la tirate fuori al dente. Ma prima di fare questo dovete fare come una pozza d'amore di formaggio. In un recipiente mettete, esatto, tanto grana oppure tanto parmigiano e soprattutto molto pecorino romano, e poi, sempre in questo recipiente, mettete dell'olio. Non so se si fa così, però io lo faccio così. Mettete dell'olio per evitare che poi questo formaggio vada a filare. Perché evitare che questo formaggio vada a filare. Poi, appena l'acqua con la pasta dentro carica di amido, allora prendete una tazzina di quell'acqua che è nella pentola. È sparito Riccardo. E la piazzate mezzanotte da sola. E cioè. La piazzate, che paura ho. E la piazzate in questo recipiente. Cominciate a mescolare e vedrete che magicamente si andrà a creare una grandissima crema. Poi aggiungete pepe a piacere, scolate la pasta ed ecco qui che vi mangiate una grandissima crema. Mescolate il tutto, eccetera, la servite a tavola. E vi mangiate sta botta incredibile de fega, insomma. De fega, sì, basta, perché insomma, se penso che la gente abbia già mangiato, magari sta con la pancia gonfia. Vabbè, sta sentendo che gli racconti stasera tipo un rinforzo, una cacio e pepe di rinforzo. Comunque verso 4:30-5 non fa mai male. Sì, certo, posso certo. Te. Mangiamo un altro po'. Allora, sì. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Hai capito come? Ah sì, in chiusura? Chiudiamo, sì. Come Marquinhos, che esatto. Arriva, mamma mia, come arriva in chiusura Marquinhos. Attenzione, perché Barcellona su Marquinhos. Ma che stiamo, sul Cresidenzo? Non lo so. Stiamo rotolando. Ah, apre pure l'Uneur, girando. Attenzione, tra poco. C'è una grandissima promessa che aprirà l'Uneur. No, non ci credo, sono tutti i giorni all'Uneur. Io ci faccio il compleanno, Carco, però sicuro. Allora, salutiamo i nostri amici. Salutiamo Riccardo Lodi, lo ringraziamo. Salutiamo i ragazzi della Città del Pallone. Salutiamo di tutti quelli che ci hanno chiamato, che ragazzi non me lo ricorderò mai. Oggi veramente tante telefonate e non mi ricorderò mai tutti i nomi, perché c'ho veramente la memoria del pesce rosso oggi. Allora no, Juan Carlos Valerone a tutti e a Rivercelli. In occasione appunto del Deb, io dico e vi dico, in qualità di condottiere dei Brigate Rosso Nere, che la parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa. Radio Yes. La radio della città di Roma.